Oggi mi concedo un ristorante stella Michelin. Una stella Michelin, una stella Michelin molto particolare. Ci sono degli stellati qui in Thailandia, non so quante stelle, una, due, tre stelle. Questo qua però è molto, molto particolare. Secondo me il ristorante stellato più particolare al mondo. Closed. Ready? E martedì. Closed. Niente. Niente, un viaggio vuoto. Quindi tornerò prossimamente. Lo faccio vedere la prossima volta. Secondo tentativo. Sono arrivata. Ristorante a una stella Michelin. Adesso vado a ordinare il pezzo forte. Allora, qui ci sono veramente dei prezzi assurdi. E ci sono un sacco di faranghe, cioè di occidentali. Se devo dire la verità, sono un po' pentita, perché mi sembra una chiappa turisti e basta. Niente, quindi ordino questa famosa omelette al granchio. Sono riuscita a trovare un tavolo all'esterno perché dentro c'era un fumo pazzesco, la gola che era un rumore. Beh, insomma, secondo me così, prima di assaggiare, mi sembra una trappola per faranghe. Poi, vabbè, adesso vi farò vedere questa signora particolare, che la stella Michelin secondo me gliel'hanno data perché c'ha gli occhiali da sci. Però per carità, prima l'assaggio. Questa è la mia omeletta al granchio. Un ripasso finale. È arrivata anche la TV. TV, insomma, gente seria. Devono essere youtuber seri questi. Mica come me con la GoPro. Cazzo, c'hanno delle telecamere, poi faccio vedere. E adesso, ecco. Guardate, questi sono con le telecamere serie, eh. È pieno di faranghe ovunque e c'è la coda. Se pensate che non si vedono faranghe in giro, cioè in questi giorni camminando avrò visto due faranghe in tutto. Quindi, cioè, vengono tutti qui, quelli che sono a Bangkok oggi sono qui, perché non è possibile. E quindi paga, pare, famolo strano. Devo inventare anch'io qualcosa di famolo strano. Pieno di faranghe. Ecco, è arrivato il mio piatto. Usa sigione. Allora, e non riesco a fare entrambi, qui vi faccio vedere giusto un attimo qua, così. Con una mano sola. Venghino, signori, venghino. Ah, cocca. Buono. Il vantaggio di questo ristorante stellato è che non hai i camerieri dietro che ti vogliono riempire i bicchieri di vino. Allora. Non pan bat mai dai. Parlavo con dei thailandesi che mi chiedevano se era buono. È buono, sì, ma... è ok. Buono. No, mille baht non li vale. Non vale una stella Michelin. È divertente. È un'attrazione turistica, diciamo. L'omelette al granchio è molto buona, c'è tantissimo granchio, è buona, è molto buona. La stella Michelin, forse perché è un insieme di cose, un posto particolare, con questa signora con gli occhiali da sci, le fiammate però, insomma, questi baracchini dove ci sono le fiammate, ci sono, se vai a Chinatown c'è un altro famosissimo che fa le fiammate altissime, insomma, così. Da provare una volta è senz'altro divertente. Sospetto la barca. Queste sono le long tail, però non sono in realtà long tail, cioè sono long, però non hanno quella coda, non mi ricordo mai come si dice in thailandese, comunque sia quelle che si vedono al mare, tipo gondola.
fermata del Watsaket. Vado un po' in giro e scopro questi posticini qua. Vedete, i canali poi si snodano un po' ovunque. Queste ceste, chissà cosa servono. Miarai, ma è miarai. Quanti piccioni. Mo mi cagano in testa. Non mi cagate in testa, piccioni. Ah, lì c'è un gallo da combattimento. Li tengono così perché li allevano per fare le lotte fra galli, eh? Due galli nel pollaio. Eccone un altro. Questi hanno vita breve, mi sa. Un bel lungo fiume. Qui io sono anni e anni che vengo a Bangkok, qui non c'ero mai stata. Sei buona, vera, non è che mi hai fatto. Savadika! Savadika! Tu hai hai? Mai hai, hai visto a lei? Jinglo? Oh! Mai kai heng? Mai hai? Oh, cioè, quante pentole qua. Questo è proprio il retro, è una cucina. Quanti fiori. Che bello. Oh, le banane. Qui la strada si fa più stretta, il canale più stretto. Ci sono le insegne dei negozi, qualche bancarella, veramente una parte sconosciuta. E dire che la conosco, conosco. Queste case di legno. Savadika, kherai maha? Mu? Ah, plamuk. Plamuk, oh, yai, plamuk, yai. Plai jinjin, yai jinjin. Ciao Maria! Ciao! Dobbiamo subito raccontare come ci siamo conosciuti io e Giacomo. Ero in Thailandia quando avevo 20 e poco più anni e sono rimasta senza soldi. Cioè metto il bancomat dentro al bancomat e me lo mangiano. E io non avevo più neanche i soldi per bere un bicchiere d'acqua, disperata. Chiamo i miei. Cercano di capire, non era così facile allora trasferire i soldi, comunque ci voleva del tempo, io avevo sete in quel momento. Scoprono che un loro caro amico ha un parente che abita proprio a Bangkok. Allora mi danno l'indirizzo, mi dice guarda, ha già chiamato, sa già, questo è l'indirizzo, vai e ti presterà dei soldi. Quindi io arrivo in questo palazzo, busso e apro la porta e mi vedo questa bella ragazza, se è così. Non ti aspettavo. Non mi aspettava, la chiamata non era ancora arrivata. Allora, come stai? Piacere, chi sei? E io ho detto, sono qui per i soldi, che mi presti i soldi. E lui non sapeva. Una sconosciuta alla porta e ha detto, ah, ok, ci siamo conosciuti così. Con io che gli chiedevo dei soldi e lui manco sapeva chi fossi, ma me li ha dati. Ma non ti ho fatto firmare niente? No, sei un po' pentito, certo. Adesso. Quanti metri quadrati sono? 270 metri quadrati, contando tutto, anche il balcone, eccetera. Adesso me la faccio vedere. Entriamo in cucina. Anche qui terrazzo, il retro, guardate che retro, cioè. Questo è uno sgabuzzino. È uno sgabuzzino dove tengo i miei attrezzi. Dove si nascondono i cadaveri. La sala da pranzo. Sì. Che è molto raramente usata perché in genere ci piace mangiare fuori, sul balcone. Per le occasioni qui speciali, 3 volte all'anno al massimo. Questo è una specie di ufficio. Super vista anche qua. Okay. Di qui è la camera degli ospiti. Il mappamondo, sono tutte correlate di banca. Invitando la gente a lavarsi spesso. Questa è la camera principale. Questa proprio d'angolo. In certe ore ci sono queste grandi chiatte, sì, trainate da un rimorchiatore. I rimorchiatori fanno un sacco di inferno, cioè cose tremende. Okay? Le chiatte non fanno assolutamente nessun rumore.
sono innocenti, ma i rimorchiatori no. E allora, qui adesso no. In genere di notte fonda o anche la maggior parte del giorno è tranquillo. Il bagno padronale con la vasca sul fiume. Sul La fiume. vasca sul fiume. Grande, 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 Grande grande, grande. bello. E adesso il pezzo forte, il Il terrazzo. terrazzo. Guardate che bellezza questo ingresso al terrazzo. La panchina con gli elefanti. Gli elefanti, lo sai, questo è molto Sì, thailandese. questo è molto thailandese. E Sì. come si chiamano questi cuscini tipici thailandesi? Non mi ricordo mai. Non mi ricordo neanche io. Oh, con le qua ti nang ping. Nanping. Ti nang ping. Ti nang Nang ping. ping, which means Nanping. that actually you sit and you can put like that. Oh, Okay, Nanping. ping is like is you incline a bit. Ok. That's why they call ti Oh, nang ok. ping. Adesso tutto questo gruppetto uscirà, ci andiamo a divertire. Che cos'è che andiamo a vedere? Andiamo a vedere una zona dove c'è una riproduzione dei templi, dei palazzi e delle cose principali in Thailandia, una scala ridotta. Non è niente di speciale questa Non esperienza. diciamolo questo. Non diciamo, sarà molto speciale. The name is Ancient Village. Asian City. Asian. Siamo arrivati. 37, 36. A questo tempio ci sono andata tanti anni fa con un mio ex fidanzato, con Ace, che anno era? Forse era il 2010 o il 2011. E questa è in miniatura, Prabhutabha si chiama. E queste scale mi ricordo che erano lunghissimissimissime. Adesso ovviamente sono in miniatura. Ma la miniatura non rende quanta fatica ho fatto a salire qua. Arianna, take the Yes? mask out because I don't want to take a picture. Take a picture? Just turn this. Ok. Cheese! Non rende la lunghezza reale. Reale non nel senso di re, ma nel senso di veritiera. Ho dovuto fare mille pause, ricordo. Ed ero entrata qua, mi ricordo. Ah, mi ricordo anche queste. Le avevo suonate tutte. È una copia. Ci sono i bonsai. Sono in miniatura anche quelli. C'è anche una bella vista. È la miniatura di un tempio che non esiste più. Non potremo mai vederlo dal vivo. Soltanto qua. This house, Thai traditional house, is a very well reproduced and put it here in the Asian city. Why? Because it's next to the river. And in the old days, Thai people and very rich people, normally they have means to be able to have their boats, to travel, to use as the transportation. That's why the house is just next to the river. Oh, ok. E maintenant, une fois encore, en italien. En français? En français, en français En italien. Thai. Se siete venuti in Thailandia, senz'altro avete visto il Palazzo Reale con il palazzo dove c'è il Buddha di Smeraldo. Eccolo qui in miniatura. Lo riconoscete? Questa signorina ha noleggiato il costume tradizionale per farsi una foto. Ah, ma qui vedo molti animali, ma c'è il bufalo! C'è il bufalo qua. È una brutta parolaccia in thailandese dire a qualcuno bufalo. Molto brutta. Questo è l'albergo dove io ho fatto la quarantena e dove Franco sta facendo la quarantena. Adesso lo chiamo. E vediamo se si sporge dal balcone. Ciao! Allora, sono qua sotto. Allora, guardando l'albergo, vado sulla parte sinistra. Ok, qui ci sono dei banani. Ah, sì, vedo la luce che si accende e si spegne. Affacciati. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu, Romeo? Sono qui sotto casa mia, sto aspettando Franco. È arrivato ieri,
L'hanno portato in albergo tutto quanto come me, l'hanno chiuso in albergo, lo stesso mio albergo fra l'altro, e adesso sta prendendo un taxi, dovrebbe essere qui a momenti. Vediamo. Essere qui a momenti. Ciao! Ciao, come sta? Eccola qua! Ben arrivato! E adesso spegniamo però la telecamera, Questa è la prima uscita di Franco, andiamo allora a prendergli il numero di telefono, no? Thailandese, a cambiare i soldi, che ha portato dei contanti, come facevano i viaggiatori una volta, un po' old style. Dove andiamo allora? A Central Pramsam. Central Samsam Chan Central Com. No, di. Central Sam. No, Central Pramsam. Central Pramsam. Ma sai, Central Pramsam. Central Pramsam. Central Pramsam. Senta, Pradamsam. Ma sai. Ma è per lei, no? Oh, non potete capire sta poltrona. Oh, sui piedi fa una cosa straordinaria. Sì, ma i calzini si possono vedere. Però. German style. Ah, che bello. Le gambe te le stritola, che meraviglia. Io sto massaggiando le chiappe adesso. Io le provo sempre le poltrone qua, però questa qui devo dire che è proprio super. Ma guarda, si gonfia anche. Cioè si infila ovunque. Dove si infila? Ovunque. Siamo sicuri che la poltrona non c'è nascosto dentro qualcuno. Adesso porca puttana, le chiappe là sotto, tutto mi sta massaggiando. Guarda come vibri. Sono così felice. Bello. Altro che massaggiatore qua. Ti mando in pensione, Franco. Guarda questa come vibra. Ecco che sta andando su. Ecco, si è smessa. Ragazzi, è appena passato Natale, avete ricevuto tanti regali, io tantissimi, 20.000 regali, 20.000 persone di voi che mi seguono, sono troppo felice, grazie mille davvero a tutti quanti, e fra pochi giorni sarà Capodanno e sarà un anno meraviglioso, io lo so, me lo sento, sono stati 2 anni di meme, ma il 2022 sarà un anno splendido, io vi ringrazio veramente tanto, mi raccomando, allora mettete un like, condividetelo il video, continuate a seguirmi e noi ci vediamo ormai in nuovo anno, buon anno!